Vogliamo storie vive, storie vere. A Fenicia abbiamo pensato di fare un corso sull'editoria e ho pensato di farlo io, che sono Alba Donati e che ho fondato Fenicia e che mi occupo di editoria da molti anni. Ho pensato di farlo vivo però, non morto, cioè ho pensato di non prendere un manuale di storia dell'editoria e raccontarlo ai ragazzi e studiarlo insieme, ma ho deciso di prendere gli editori e portarli a lezione. Accanto alle grandi case editrici come Mondadori, Einaudi e accanto, non so, al nuovo gruppo Giunti, Bompiani, avremo anche le case editrici indipendenti, avremo Sur, avremo la storia di NN, avremo gli editor della narrativa italiana, gli editor della narrativa straniera, avremo i direttori editoriali. Avremo anche alcune figure importantissime nell'editoria, ad esempio l'agente letterario. Avremo un grande agente letterario, forse il più importante in Italia. Avremo una persona più invisibile, che è il lettore delle case editrici. Sicuramente dopo questo corso, sicuramente sarete molto trasformati perché avrete saputo tanti piccoli segreti, anche perché vi racconteranno non solo come funziona, diciamo formalmente, la loro azienda, nel senso quanti redattori ci sono, quanti grafici ci sono, eccetera, eccetera, ma vi racconteranno anche le loro sconfitte, le loro vittorie e il ruolo del mercato. Il ruolo del mercato è naturalmente molto importante oggi, un tempo lo era molto meno, adesso contano i rapporti con le librerie, con la visibilità. Gli autori perché dicono sempre il mio libro non si trova in libreria? Questa è una frase che dicono tutti. Allora, anche quello possiamo chiedere agli editori, ma perché i libri non si trovano in libreria? Qual è la catena che dobbiamo conoscere per capire come aggirarla, come migliorarla? Il corso sull'editoria è un corso di domande, un corso di informazioni che vi renderà più consapevoli della vostra conoscenza su questo argomento sconfinato. Sono Alba Donati e vi aspetto alla Scuola Fenicia.